Chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 27, contro gli 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto successivo, punto numero 7, concessione di patrocinio gratuito alla SDGS Montestella Milano, affida Federazione Italiana di American Football e la scuola dell'infanzia di Arte. La parola al Presidente della Commissione Sport, Tucci. Sì, grazie. La Commissione Sport e Tempo Libero, che si è riunita venerdì 5 aprile, ha valutato una serie appunto di richieste di patrocinio come da relazione della SD Montestella, FIDAF, Federazione Italiana American Football e Scuola dell'Infanzia di Arte. Questa commissione, come sempre, e non solo questa commissione, ma come la stragrande maggioranza dell'ufficio di presidenza e di tutto il Consiglio, ha sempre operato nel massimo della trasparenza, della responsabilità, della correttezza verso le associazioni, verso i cittadini e verso i consiglieri che partecipano ai lavori della Commissione. Al di là di quello che si scrive sui vari network o altro, si scrive senza conoscere, si scrive per il gusto di scrivere, si straparla rispetto a quelle che sono le verità che si discutono e si dibattono all'interno delle commissioni. Questo non vuol dire che sbagliare non è possibile, ma un conto è sbagliare, un conto è accusare di scorrettezza, di non responsabilità, di questioni personali, come se ci fossero dei sotterfugi o come se il Presidente della Commissione Sport e Tempo Libero voglia tenere nascosto qualche chissà che cosa alle associazioni, ai cittadini, ai consiglieri. Credo che sia, per chi usa questi atteggiamenti, soprattutto se sono consiglieri che usano fare resoconti senza aver letto la documentazione, potrebbe starci, ma non ci sta, perché quando si fanno affermazioni gravi sul comportamento di un presidente di commissione come di un consigliere sono cose gravi. Non è accettabile dalla mia persona e non è accettabile che certe affermazioni di mancanza di correttezza, di atteggiamento di responsabilità personale o di correttezza arrivi da una consigliera, tra l'altro presidente di commissione, che non era neanche presente ai lavori della commissione, ma che ha preferito dare voce sicuramente senza un minimo di informazione rispetto a quanto si è prodotto nel dibattito in commissione e tantomeno nel rispetto del Presidente della Commissione, dal momento in cui arriva anche a fare il nome, se volete, non è un problema. Perché non lo accettiamo per non è accettabile che appunto si usino atteggiamenti, non è la prima volta, offensivi su il network, chiamiamoli come volete, solo per diffamare una persona, un consigliere, un presidente di commissione, per il gusto di dar voce a una penna o a dei tasti che probabilmente andrebbero usati meglio di quello che vengono
o che sono state utilizzate. Questo io non lo permetto, questo io non lo permetto, sia che avvenga alla mia persona in quanto presidente di commissione, dove venerdì nel massimo della trasparenza e della correttezza sia personale che politico e istituzionale ho sempre dimostrato in quest'Aula, al di là di alcuni errori che si possono commettere, ma non di correttezza o di rispetto o di trasparenza. Non lo permetto, non sono la mia persona, non lo permetto, non lo permetto. Non c'è confusione da vicepresidente, per favore. Stia lì per favore, che poi ci arriviamo la confusione. Ma ci arriviamo. Non lo permetto. Né che avvenga verso il partito di appartenenza, tantomeno a tutta la maggioranza e all'opposizione come consigliere e come ufficio di presidenza, per quello che posso riconoscere come lavoro di trasparenza e correttezza. È evidente che il consigliere del Movimento 5 Stelle che ha scritto determinate cose sui network, dando adito a cittadini, ma soprattutto a una presidente di commissione temporanea, di diffamare la mia persona perché si vuole inventare qualche giochino o qualche male informazione verso l'operato di questo consiglio di zona. È evidente che se ci saranno gli estremi per tutelare la mia persona verranno utilizzati sia verso il consigliere Antonio La Terza, capo del Movimento 5 Stelle, ma anche e soprattutto verso la consigliera Simona Fregoni, presidente di commissione, che si è permessa di insinuare sulla mia correttezza proprio sui network, e ritengo che sia quantomeno cortesemente servite da conversare, uscite dall'aula, grazie. E quantomeno mi aspetto che o si hanno delle prove che possano confutare la mia malafede, la mia scorrettezza, la mia non trasparenza nell'operato, o altrimenti attendo le scuse per quello che si scrive e per quello che è offensivo nella mia persona, prima ancora del ruolo istituzionale che ricopro. Soprattutto quando non si sanno le cose e si pensa di avere sempre e comunque la verità, oppure si è unici a mantenere l'atteggiamento di un certo modo. Ecco questo. Detto questo, è evidente che ribadisco l'operato corretto di questa commissione sia venerdì scorso che di tutte le altre sedute di commissione sport che ho io, e credo che i consiglieri, al di là di alcune divergenze politiche o istituzionali, non possano che confermare quantomeno l'operato corretto della commissione. Per cui invito tutti a fare dichiarazioni e affermazioni o a scrivere dichiarazioni e affermazioni solo ed esclusivamente quando partecipano alle commissioni e non quando sono assenti e pensano di poter scrivere la verità, non mi rivolgo a lei in questo caso, perché mi riguarda. E quindi il fatto di stare a casa dà il diritto di mettere in dubbio la correttezza del sottoscritto. Detto questo, vado a leggere la relazione
delle iniziative prese in esame nella commissione. L'associazione ma perché lì c'è un campanello di settore? Perché è vietato, è vietato. C'è un Berlusconi e Ciuccio. Guarda, la domanda che sta guardando più in porno. Per cortesia, consigliere, dimettiamoci davvero a non dire stupidaggini. Chi non è interessato alla discussione, come sempre, può uscire dall'aula. Quindi vi invito, consigliere, poste alla mia sinistra, che non sono interessati ad uscire dall'aula. L'associazione sportiva dilettantistica GS Montestrella a Milano, l'associazione propone la... l'associazione propone la realizzazione di una manifestazione podistica non competitiva denominata seconda camminata tra il verde e gli orti con filo. La passeggiata che ha lo scopo di ricoprire, di riscoprire gli spazi verdi dei nostri quartieri da tempo dimenticato, si terrà con gli amici a quattro zampe il giorno 8 settembre prossimo 21 all'interno dell'ex Paolo Pini in via Ippocrate 45 a Milano. Sarà una manifestazione podistica di 5 o 12 km, ai partecipanti minimo 15, sarà offerta una ricca borsa gastronomica, inoltre ci saranno premi per tutti i partecipanti. Consiglieri, per cortesia, chi non è interessato può uscire. Consiglieri, appena arrivato schiasseremo il sacco per colpa della sua scelta, abbiamo discusso un punto importante. Vada avanti, consigliere presidente. La commissione, ritenendo valida l'iniziativa, ha deciso di concedere il patrocinio gratuito. Seconda manifestazione, la Federazione Italiana American Football, la federazione propone la realizzazione di due manifestazioni in eventi dei finali regionali di football school per 150 ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado milanese, che si svolgeranno nelle giornate del 20 aprile e del 11 maggio 2013 dalle ore 9 alle ore 14 presso l'impianto sportivo Iseo, sito in via Iseo 6 a Milano. La commissione, ritenendo valida l'iniziativa, ha deciso di concedere il patrocinio gratuito per entrambe le manifestazioni del 20 aprile e dell'11 maggio 2013. Sulla seconda, quella dell'11 maggio, devo fare una modifica, una rettifica alla delibera, in quanto a fronte delle risposte che attendavamo da Milano Sport, essendo arrivate con un leggero ritardo rispetto alla tempistica per la Federazione Italiana di American Football, la manifestazione dell'11 maggio non si terrà al centro sportivo Iseo, in quanto nei tempi a loro disposizione per dare la risposta definitiva, essendo arrivati noi con un leggero ritardo dovuto a Milano Sport e non al Consiglio di Zona, le finali nazionali del Fair Football School si terranno in un'altra città e non a Milano. La terza iniziativa è la scuola di infanzia di Diavoli. Le educatrici della scuola dell'infanzia di Afri hanno deciso di realizzare una mini marcia non competitiva per i bambini della scuola materna che si terrà all'interno del parco di Villa Litta, sito in Viale Afri 21 a Milano, per il giorno 25 maggio prossimo 21, durante la festa di fine anno scolastico dalle ore 9 alle ore 12. La commissione, ritenendo valida l'iniziativa, ha deciso di concedere il patrocinio gratuito. Vorrei ricordare che
e poi chiudo, che per tutte le associazioni sportive, ma non solo associazioni sportive, che volessero far richiesta di medaglie, coppe e premi, che targhe e quant'altro, l'amministrazione comunale mette a disposizione di tutte le associazioni sportive e dei consigli di zona qualora ne facessero richiesta, in quantitativi non sempre sufficienti a soddisfare le esigenze, proprio perché sono centinaia e centinaia le società sportive o le iniziative che all'interno della città si svolgono e che possono chiedere questi premi. Credo che il fatto che sia possibile non è un motivo di poca trasparenza, anzi credo che anche in questo caso, anche su questa iniziativa, abbiamo operato come sempre con massima correttezza, serietà, trasparenza e responsabilità rispetto all'amministrazione, rispetto anche ai soldi che ci verranno dati o che ci sono stati dati in passato, utilizzandoli sempre al meglio nell'interesse della cittadinanza. Grazie. Capogruppo La Terza. Non verrò. Allora. Grazie Presidente. Ringrazio il Presidente Tucci per aver dato quindi l'annuncio ufficiale di come funziona la questione delle medaglie. Do lettura del post che ho fatto su Facebook Zona 9 Milano, che è questo. Vi testimonio per l'ennesima volta l'inutilità delle commissioni. Ieri in Commissione Sport un'associazione ha chiesto il patrocinio gratuito per la festa di fine anno di una scuola materna. Ho chiesto il perché chiedevano il patrocinio, visto che in tutta Milano ci saranno almeno 250 scuole materne che festeggiano la fine dell'anno in cortile. La risposta è stata che avrebbero voluto chiedere il patrocinio oneroso per poter comprare le medaglie o i premi per la passeggiata che faranno i bimbi. E in questo caso al Presidente Tucci, solo in quell'occasione, è stato comunicato che comunque c'era stato l'interesse da parte, non ho capito bene se della Commissione o comunque della Presidenza, per reperire le medaglie. Vabbè, mi fermo qui a leggere il post perché le considerazioni le proseguo qui in aula. Il problema, non c'è nessun problema che il Consiglio di zona si interessi di queste cose. Evidentemente il concetto che abbiamo di trasparenza è notevolmente diverso. Vogliamo saperlo anche noi commissari, questa associazione cosa sta chiedendo e cosa riceve dal Consiglio di zona. Perché a priori, cioè prima che si inizi la discussione e solo per sbaglio, si deve venire a sapere che l'associazione riceverà delle medaglie? Se passi va bene. Infatti una delle ultime proposte, una persona che partecipa al gruppo dice: ma perché non si istituisce un album delle donazioni pubbliche in cui aziende, negozi e privati hanno accesso alle richieste di scuole e associazioni sul materiale per iniziative, così da fornire direttamente il materiale? Si potrebbe fare una cosa del genere? Era tutta qua la mia meraviglia. Solo il fatto che l'associazione avrebbe ricevuto delle medaglie e noi commissari, come di solito accade, non ne sappiamo veramente nulla. E volevo aggiungere una considerazione. Evidentemente il Presidente della Commissione Sport, tra le caratteristiche, non ha neanche, dovrebbe forse avere un po' di sintesi, visto che quella commissione ha portato via buona parte per le comunicazioni iniziali che, a mio avviso, però sono opinioni del tutto personali, poi ognuno si comporta come vuole, potevano essere almeno dimezzate come tempo.
perché quello non ha lasciato poi spazio per la discussione dei quattro, delle quattro iniziative che venivano presentate, che, su cui avevamo il fiato sul collo. Grazie. Capogruppo Viganò. Sì, io ero presente nella commissione in oggetto, che è tra l'altro oggetto della discussione di questa sera, e tra l'altro ho anche svolto le funzioni di verbalizzante di quella serata. Devo dire, a onore del vero, che a me non sembra affatto che, come dice il capogruppo La Terza, l'introduzione della presidente Tucci sia stata inutile. Quella sera erano presenti diverse associazioni, diverse società sportive, e il presidente Tucci si è premurato ed è stato tra l'altro non molto fortunato, perché è stato il primo a dover dire in una commissione, a dover mettere a conoscenza le associazioni e le associazioni sportive, che purtroppo non ci sarebbero stati fondi disponibili nell'immediato futuro, stante la situazione di bilancio del Comune di Milano. Io credo, guardate, io non ho, spesso sono in disaccordo col presidente Tucci, molto spesso, però devo dire che il comportamento del presidente Tucci quella sera è stato improntato alla massima correttezza. Ha convocato le associazioni sono venute qui, si è preso la responsabilità, il coraggio, tra virgolette, ma era suo dovere farlo e l'ha fatto, di dire a chi era presente, di spiegare com'era la situazione, senza gettare del fumo negli occhi a nessuno, senza fare false promesse o facili parole, come spesso vengono fatte. Poi, per quello che viene scritto sui social network, tipo Facebook, credo che lasciano il tempo che trovano, ognuno ha le sue opinioni. Io credo che il presidente Tucci si sia comportato nella maniera più corretta possibile quella sera, e che non meriti gli appunti per una volta, non per una volta, però questa volta sicuramente non merita che gli vengano fatti gli appunti che gli sono stati mossi questa sera. Per quanto riguarda ciò che avviene e ciò che viene scritto sul gruppo del Consiglio di Zona 9 alias 5 Stelle, io da quel gruppo mi sono tolto da parecchio, perché sono stanco di sentire, come d'altra parte avviene anche a livello nazionale, delle persone che si limitano a criticare e a cercare il pelo nell'uovo in tutto, a disfare tutto, a chiedere ragione di tutto, mentre loro non danno mai ragione di nulla di quello che fanno, sia in consiglio di zona come a livello nazionale. Grazie. Per cui sono persone che non meritano nessuna affidabilità e nessuna simpatia. Grazie. Consigliere Ferrario. Grazie a lei. Grazie Presidente. Allora, io trovo alquanto strano la trattazione di questo argomento, ovvero le beghe personali di due presidenti di commissione, e un capogruppo, che è avvenuta su quelli che sono chiamati social network, avendo come all'ordine del giorno il punto 7, la quale mi sembra essere appunto una delibera che dovrà dare una concessione di 3-4 cicli gratuiti. Siamo andati avanti, l'abbiamo mandata per le lunghe, trovo inopportuno il gesto del presidente Tucci, il quale ha insistito e forse forzato anche la mano. Trovo che sia comprensibile, però inopportuno, perché la delegittimazione a cui noi tutti oggi, in quanto politici o pseudopolitici, siamo sottoposti è tanta, però è stata sicuramente inopportuna, cosa che potrebbe benissimo avvenire all'interno del Consiglio, e quindi esprimersi all'interno del Consiglio
come spesso accade, purtroppo, viene trasportata al di fuori dell'organo, e questi sono i risultati. Non è la prima volta, è già accaduto, sicuramente farò una proposta la prossima seduta di consiglio per riuscire a prendere provvedimenti in funzione di quelle che sono secondo me degli accadimenti abbastanza negativi che possono portare a inficiare sul risultato stesso che possiamo ottenere. Quindi da parte mia c'è una non condivisione di quello che è accaduto questa sera a questo punto dell'ordine del giorno, perché trovo assolutamente improprio e inopportuno, poteva essere fatto in apertura di consiglio. Non condivido per nulla il comportamento del consigliere La Terza, perché non è un dibattito, di conseguenza è inutile continuare questa inutile speculazione. Andiamo avanti, mettiamo in votazione questa delibera. Penso che sicuramente possa essere più costruttivo di lanciarsi accuse reciproche. In un'altra seduta magari si avrà modo di approfondire meglio quelli che sono stati i sapori che all'origine di questa condizione. Grazie. Intanto è chiaro che io faccio valere le mie ragioni in funzione di quelli che sono gli attacchi e le ingiurie e le diffamazioni anche in quest'aula, perché io sono consigliere e presidente della commissione di questo consiglio di zona e non di un'altra cosa, e siccome si valuta l'operato da me svolto nell'ambito di una commissione ufficiale e non al bar, ritengo giusto venire anche in quest'aula e far valere le mie ragioni. Poi qualcuno può non essere d'accordo, ma non è un problema mio. Qui, quando siamo chiamati a svolgere dei ruoli di commissari o come consiglio, quando deliberiamo, lo facciamo nel massimo di quelle che sono le nostre prerogative che ci vengono consegnate. E allora non siamo più al bar a giocare a biliardino o a berci un caffè. Si può ridere, scherzare, farsi le battute nel momento in cui non si eccede, anche se si è in aula. Ma quando si butta in mezzo ai cittadini la diffamazione di un presidente di commissione, questo io non lo accetto, e difenderò il mio operato in qualsiasi ambito mi trovo a dover far passare le mie ragioni. Siccome nella mia vita ho avuto modo di chiedere scusa tante volte quando ho sbagliato, e non ho paura e non mi faccio problemi a far valere le mie ragioni quando le ho fino in fondo. Detto questo, io in commissione venerdì non ho parlato di noccioline oppure di una gita che volevo fare al mare con degli amici. La commissione di venerdì è stata dura in prima persona, in primis per me come presidente della commissione, perché ho voluto trattare le questioni del bilancio guardando in faccia le associazioni, perché quando alle associazioni le concediamo un contributo, un finanziamento, un sostegno all'iniziativa, qualsiasi cosa, anche un patrocinio gratuito, si deve avere il coraggio altrettanto di guardarle in faccia quando le si deve dire nei dati a chi avevamo pensato di sostenere le varie iniziative, come è successo nella commissione prima del 5 di aprile, con X euro, noi quegli euro non possiamo concederli, non ve li possiamo più dare, perché c'è una situazione di bilancio e via 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 via. La stessa cosa è per quelle associazioni che hanno protocollato le richieste e aspettano che noi convochiamo le commissioni per dire a loro: vi diamo il patrocinio gratuito o vi diamo un sostegno economico. E siccome ritenevo importante comunicare qual era lo stato dell'arte, credo che
affermare di non aver avuto sintesi per un tema così delicato e importante da trattare sia alquanto irriguardoso e irrispettoso nei confronti delle associazioni prima e dei consiglieri che, quando una virgola per dimenticanza non arriva come informazione, si fa il diavolo in quattro, perché questo consiglio, questa maggioranza, il presidente della commissione, chi volete, nasconde o non dà le informazioni per intero. Quando le informazioni per intero vengono date, e vengono date pubblicamente ai cittadini come alle associazioni e a tutti i consiglieri, si ha il coraggio di dire che quell'operazione è stata un'operazione sbagliata che ha fatto perdere del tempo. Bene, il dire la verità ai cittadini e alle associazioni, se no anche Marco, d'accordo. Dire la verità alle associazioni e ai cittadini per come sta messo il bilancio a livello amministrazione comunale e quello che il consiglio di zona, non solo zona 9, ma tutti i consigli di zona 9 non potranno fare da qui al giorno in cui verrà approvato ufficialmente il bilancio palazzonalino, io lo vedo come un atteggiamento rispettoso verso tutti, nessuno escluso. E bene ha fatto anche nella comunicazione che è stata data la settimana scorsa la Presidente, e bene è il lavoro che si sta preparando per le associazioni. Posso comunicarlo che verrà fatta una lettera in più alle associazioni per comunicare quello che sta venendo avanti, perché non tutte le associazioni erano presenti. Quindi credo che sia da parte di tutti, ci vorrebbe che ogni tanto si dica: bene, avete fatto bene, bravi, siete stati onesti e coraggiosi ad andare davanti alle associazioni e dire come stanno le cose. Ma questo non avviene, ma fa niente. Per quanto riguarda invece cosa ha chiesto l'associazione della scuola dell'infanzia, io credo che la Divina Commedia, che è stata inviata a tutti con i consiglieri della commissione in merito a quella richiesta di questa di cui stiamo parlando, quindi della scuola dell'infanzia, perché parliamo di una Divina Commedia di tante pagine da potersi perdere anche le richieste che fanno. La richiesta dell'associazione è: a tal proposito le educatrici auspicano che il consiglio di zona o il comune possano contribuire alla premiazione dei bambini partecipanti alla mini marcia con l'assegnazione di 100 medaglie a titolo gratuito. Questa è la richiesta, non mi sembra una richiesta fuori dal mondo, mi sembra una richiesta legittima che tutti possono fare. E quindi credo che da questo punto di vista non ci siano grossi problemi, se non, perché quando si leggono le cose poi bisogna dirle tutte, se non dichiarare, allora il problema c'è nel momento in cui chi fa queste cose le fa come consiglio di zona, punto. Se le fa deve essere pubblico e chiaro a tutti, non solo alla vostra nicchia di maggioranza, è chiaro? Allora, quando si scrivono queste cose, visto che si vuole mettere i puntini su di quello che si scrive, bisogna sapere cosa si va a scrivere, bisogna sapere anche che cosa si va o si vuole interpretare. Io credo che noi come maggioranza, io come Presidente di Commissione, Rifondazione Comunista in quest'Aula, non solo oggi ma anche in passato, ha sempre operato nel massimo del rispetto di tutto, di tutti, e senza nascondere nulla a nessuno. Il sottoscritto, da quando è Presidente della Commissione Sport e Tempo Libero, anche dal mandato precedente, ha sempre portato tutte le richieste che sono pervenute alla Commissione, senza mai tenerne fuori una. Chiaro? Allora invito tutti quanti, la prossima volta, prima di diffamarmi, di informarsi, leggere ed eventualmente chiedere delucidazioni se non hanno capito quello che si dice,
e chi non è presente ai lavori delle commissioni invito a astenersi da ogni tipo di commento, perché quando non si conoscono le cose è meglio tacere che parlare a vanvera. Grazie. Capogruppo, la terza per fatto personale. Grazie. Allora, intanto voglio precisare che da parte mia non è stata sottolineata l'inutilità della comunicazione, solamente la prolissità, e ho ribadito che era opinione personale. Per quanto riguarda la trasparenza, se si ricorda, allora intanto il punto della materna d'Afori era un'aggiunta. E se parliamo di trasparenza, adesso io non so ancora ad oggi, dopo questa discussione, anche leggendo la delibera che andiamo a mettere in votazione, queste medaglie se ci sono o non ci sono. Perché nel punto 3 si dice: scuola dell'infanzia di Afori, le educatrici della scuola dell'infanzia hanno deciso di realizzare una mini marcia, eccetera eccetera, che si terrà nel parco di Villa Litta durante la festa dell'anno scolare. La commissione, ritenendo valida l'iniziativa, ha deciso di concedere il patrocinio gratuito. Non so, spiegatemi voi dove compaiono le medaglie se non nella nostra discussione. Consigliere Ferrari per ordine dei lavori. Ho chiesto pochi minuti fa che terminasse questo spettacolino completamente slegato da quello che è l'oggetto della delibera. Lei, Presidente, continua a dare la parola a persone che intervengono su un caso che ci vedrà pochissimo con la delibera. Quindi, se vogliamo andare avanti così, non so, parliamo anche della partita ieri che c'è stata tra Juventus e Lazio. Altrimenti, se può avere la cortesia di mandare avanti la delibera che dobbiamo votare, le saremo molto grati. Grazie. Dopo questa sua osservazione essenziale, fondamentale, che ringrazio per il suggerimento, che chiaramente metterò a buon frutto, mi permetto di sottolineare il fatto che il consigliere che è preceduto, che è intervenuto prima di lei, ha fatto una domanda, mi sembra molto specifica, che è il capogruppo la terza, su un punto che a me sembra ancora in discussione, cioè il punto 3 relativamente all'iniziativa proposta dalla scuola dell'infanzia. Qui non mi sembra che abbia citato partite o cose esterne, ma proprio scuola dell'infanzia di Afori, mini marcia, che è quello di cui noi stiamo discutendo. Sul resto, consigliere Ferrari, sto intervenendo, non la interrompo, quindi lei non interrompa me, grazie. Sul resto, credo che sia davvero un poco inopportuno che ciascuno di noi si metta a commentare pensieri notturni piuttosto che mattutini che ciascuno di noi legittimamente, liberamente esprime sui vari opinti social network che pullulano nell'etere, e credo che questa sia la prima e spero l'ultima volta che accada, perché non è che ciascuno di noi si mette poi a commentare e a riproporre in piccolo quello che accade sui social network. Detto questo, mi permetto di intervenire nel merito della delibera. Allora, noi andiamo a patrocinare la mini marcia, è lampante, palese e chiaro a tutti, spero, che nessuno in questo consiglio va a finanziare o a sostenere, in questo caso specifico, patrocinare feste di fine anno, perché altrimenti sarei assolutamente d'accordo con lei, capogruppo la terza. Ci sono moltissime scuole, non solo materne, ma elementari, primari, superiori, che fanno le scuole, che fanno le feste di fine anno, e noi né le sosteniamo economicamente, perché non è proprio previsto dal regolamento fare e sostenere feste di fine anno, feste di primavera, feste di qualsiasi tipo all'interno e riservate e ad uso esclusivo della singola scuola. Per quello ci sono eventualmente altri fondi che possono essere dediti allo studio e quant'altro. Noi andiamo a patrocinare un'iniziativa che si svolge all'interno della Villa Litta, quindi esterna alla scuola, ancorché la scuola medesima sia nell'ambito del parco di Villa Litta, ma noi andiamo a patrocinare un'iniziativa esterna, tant'è che
questo punto è stato trattato non dal presidente Lo Consolo, ma dal presidente Tucci, che come tutti noi sappiamo è il presidente della Commissione Sport, proprio perché questo rientra nell'ambito di un'attività micro sportiva che accade durante, in occasione di questa festa, ma che è esterna alla scuola medesima, motivo per cui noi andiamo a patrocinare l'iniziativa. Presidente Tucci, che ha già chiuso il suo dibattito. Solo per dire che per quanto riguarda le medaglie, quindi la domanda che faceva, come ho detto in commissione, ci stiamo attivando per reperirle. Aspettiamo la risposta da parte dell'amministrazione comunale, che appena ci dirà se ci sono, se c'è il quantitativo sufficiente o meno, noi comunicheremo all'associazione, alla scuola di infanzia, se li avranno a titolo gratuito da parte dell'amministrazione comunale, oppure se non ci sono, non ci fossero le medaglie sufficienti nel numero richiesto di 100, bisognerà che loro provvedano in altra maniera. Noi credo che a titolo nostro individuale non potremmo fare diversamente. Questo era giusto per rispondere alla domanda. Grazie. Grazie. Mettiamo in votazione la proposta di delibera. No, forse. No. Siamo in fase di votazione, chiudiamo la votazione. Presenti 36, favorevoli 36, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione mediante eseguibilità. Siamo in fase di votazione, chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo, punto numero 8, concessione di patrocinio gratuito e concessione di spazio gratuito all'Associazione Genitori Cassini per la realizzazione dell'iniziativa denominata Le Giornate della Musica. Alla Presidente della Commissione Educazione, Lo Consolo. Grazie Presidente. La Commissione Educazione, riunitasi il giorno 3 aprile 2013, ha preso in esame la proposta di iniziativa formulata dall'Associazione Genitori Gino Cassini inerente a un progetto denominato Le Giornate della Musica. Tale progetto è rivolto agli allievi, concerti alla mattina presso la scuola media Cassini e al territorio, concerti in orario serale. Le richieste sono relative ai due concerti serali che si terranno nei giorni 19 aprile e 3 maggio 2013. L'iniziativa ha un alto valore culturale e sociale ed è conforme con le linee programmatiche, in particolare dove si afferma di voler favorire progetti finalizzati a sensibilizzare ed incentivare i giovani a una fruizione consapevole dei beni artistici di cui è ricca la nostra civiltà, con riguardo specifico alla musica e al teatro. La Commissione Educazione decide pertanto a maggioranza, propone pertanto a maggioranza, scusate c'è un refuso, di concedere il patrocinio gratuito per entrambe le date del 19 aprile e del 3 maggio, l'utilizzo gratuito dell'auditorium Cagrande per entrambe le date del 19 aprile e del 3 maggio, secondo disponibilità da concordare con il settore zona 9, e il beneficio della civica stamperia per la realizzazione della locandina pubblicitaria, la cui redazione sarà a carico dell'associazione proponente nei limiti della disponibilità del budget assegnato al settore zona 9, previa verifica congiunta con l'associazione proponente circa la compatibilità tra il calendario dei concerti e i tempi di stampa. Voglio pertanto codesto onorevole consiglio approvare l'iniziativa sopra descritta. Non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Sì.
votazione, chiudiamo la votazione. Presenti 37, favorevoli 37, contrari 0, assenti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto numero 9. Proposta relativa al conflitto di interesse.